Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Artisonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick. Bentrovati su Globus Radio Station, Antonella Guglielmino e Sara Russo. Oggi notizie del mondo, parleremo di cronaca, cultura, spettacolo e molto altro ancora. Con le nostre notizie che sono sempre le più curiose e le più intriganti. Marcello Giordani and Friends in concerto. Tutto esaurito, un successo meritatissimo all'insegna della solidarietà. Marcello Giordani può dichiararsi soddisfatto, la sua Augusta ha risposto massicciamente all'invito di partecipare alla serata di beneficenza svoltasi lo scorso 14 dicembre nella sala Cannata del Teatro Città della Notte, dove si è tenuto il concerto di Natale Marcello Giordani and Friends. Riempiti oltre 1000 posti, realizzando un incasso destinato ad associazioni benefiche che operano sul territorio. Buon Samaritano, mensa sociale per indigenti, progetto Icar, associazione culturale per ragazzi diversamente abili, Caritas Parrocchiale Santa Lucia e ADS Nuova Augusta, associazione sportiva per ragazzi disabili. Fondazione Musei Sanesi, serata tra arte, gusto e spettacolo. Sabato 20 dicembre al Museo Cassioli di Asciano con lo spettacolo L'Arte dei Miracoli, interviste impossibili ai grandi mecenati. Si alza il sipario su Tam Tam, teatro e cena al museo, mentre la rassegna teatro a chilometro zero ha preso il via domenica 11 dicembre. Un pizzico di cultura, una presa di storia, un po' di spettacolo ed eccellenze enogastronomiche a piacere. Questi gli ingredienti lo scorso 20 dicembre di teatro e cena al museo e teatro a chilometro zero. Jane Austen, un eco che rimbomba. Lo scorso 16 dicembre ricorreva l'anniversario della nascita della famosa scrittrice britannica. Suo vessillo, la donna in tutte le sue sfaccettature, figlia dei suoi tempi. Peculiarità principale della Austen era l'esaltazione della donna come figura pensante e dal carattere deciso e combattivo. L'autrice caratterizzava in maniera accurata e dettagliata ogni suo personaggio attraverso arguti dialoghi e distintive impronte caratteriali, facilmente distinguibili e riconoscibili. Nono galà dello sport, la Castagna d'Argento 2014 a Trecastagni. Celebrato il nono galà dello sport, premiati tra gli altri D'Antoni e Baldini, svelato il logo dei campionati nazionali assoluti di corsa su strada. La storia in primo piano, con lo sguardo però sempre rivolto al futuro. Mai come questo 2014 il galà dello sport, organizzato dalla Sicil Pol di Pippo Leone e giunto alla nona edizione, è stato il connubio tra celebrazione dei campioni in un anno di sport e riferimento all'evento
evento che è fortemente atteso. I campionati nazionali assoluti di corsa su strada che si terranno a Trecastagni il 13 settembre del 2015. Quinto raduno di Babbi Natale a Torino. Iniziativa in rosso per allietare i piccoli pazienti del Regina Margherita e le loro famiglie. Un evento di solidarietà organizzato dalla Fondazione Forma Onlus con il patrocinio del Comune di Torino. Il 14 dicembre la Fondazione dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, polo pediatrico di rilievo nazionale ad alta specializzazione, centro di riferimento per tanti bambini colpiti da differenti gravi patologie provenienti anche da altre regioni e paesi stranieri, con il patrocinio del Comune di Torino ha organizzato uno spettacolare raduno di Babbi Natale per allietare i tanti bambini e non solo, ricoverati all'interno della struttura. Sono state oltre 15.000 le persone tra motociclisti e runner con cappello rosso impegnati nelle varie gare organizzate lungo il Po da Base Running. Grazie, tutto questo e molto altro ancora su www.globusmagazine.it. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Appizzonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Appizzonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta. Lavorazione ferro. Trasporto conto terzi. Materiale edile. Strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile. www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the